a una conferenza che per noi rappresenta un punto importante. Buongiorno. Un punto importante perché finalmente dopo 15 anni di abbandono ricuciamo un pezzo di città, ridiamo vita a un pezzo di città. I cittadini lo aspettavano tantissimo e quindi devo dire che è veramente una bella sensazione poter finalmente annunciare la conclusione di un brutto capitolo e l'apertura invece di un progetto di rilancio serio che vedrà finalmente una conclusione certa. E quindi insomma per noi è veramente un punto d'orgoglio. Stiamo facendo qualcosa che non è mai stato fatto prima. Sostanzialmente noi stiamo dicendo che il Campidoglio ricomincia a dettare le regole e lo fa anche sul tema dell'urbanistica. Sappiamo bene che in questa città talvolta l'urbanistica è stata un po' moneta di scambio, è stata contrattata e il Campidoglio talvolta è rimasto schiacciato da interessi che nulla avevano a che vedere con l'interesse dei cittadini. Per noi non è così. Per noi il Campidoglio deve essere la massima espressione dei cittadini e deve governare, deve dettare le regole. In questo caso quello che noi stiamo facendo vedere è che si può investire a Roma, ma si deve fare tenendo conto l'interesse dei cittadini. Come vi illustrerà tra poco l'assessore, in questo progetto quello che è qualificante e che ha segnato un bel punto di svolta, tra l'altro un accordo che noi abbiamo fatto con il proponente, perché i proponenti vogliono ragionare e sono aperti a ragionare, è stato riqualificare gli spazi pubblici, aumentare la quantità e la qualità degli spazi pubblici, perché ogni progetto deve poter vivere insieme alla città e insieme ai cittadini, non deve essere qualcosa di staccato e di separato, e con questa riqualificazione degli ex mercati noi lo stiamo dimostrando. Abbiamo la pretesa di dire che si sta aprendo una nuova era anche in questo settore e ciò che per noi conta è iniziare pezzetto dopo pezzetto a ricostruire un rapporto di fiducia tra l'amministrazione, i cittadini e gli imprenditori. Perché per il rilancio della città avere questa collaborazione a più livelli è l'unico modo con il quale a nostro avviso possiamo dimostrare che Roma è una capitale, si riprende il ruolo da capitale e va avanti a testa alta. Grazie.